si comincerà. Buongiorno a tutte e tutti, benvenute e benvenuti alla, a questo incontro a cui eh, personalmente tengo molto e con me molti eh, dei nostri colleghi. Eh, è un piacere e un onore avere alla stranieri il professor Stefano Mancuso, per me è anche un piacere personale perché è un amico che stimo particolarmente. La nostra missione è, come sapete, la nostra missione statutaria è quella di lavorare per la crescita e l'affermazione del multiculturalismo. Qua, ce lo siamo detti tante volte, si diventa stranieri, si impara a diventare stranieri, ad avere uno sguardo straniero. Che cosa vuol dire? Vuol dire, pensiamo, lasciare lo sguardo dei padroni. Lasciare lo sguardo dei dominatori maschi, bianchi, occidentali, cristiani, per assumere anche altri sguardi, almeno anche altri sguardi, sguardi di custodia, sguardi marginali, sguardi che pensano, che guardano il mondo non come una cosa che si possiede, ma come una cosa avuta in prestito. C'è una. Grande tradizione senese. Caterina da Siena ha scritto forse le cose più impressionanti sul fatto nel che la terra, la signoria, le città e i castelli si hanno in prestito e non in possesso. Abbandonare lo sguardo di possesso vuol dire cambiare, sovvertire completamente il nostro modo di guardare al mondo. Fino a quando si può allargare questo sguardo diverso? Beh, ieri abbiamo inaugurato i bagni inclusivi in due dei piani di questo plesso accademico. Pensiamo che l'università sia un luogo dove tutti debbano trovarsi a casa, essere accolti, essere, sentirsi inclusi, non dagli altri, ma dallo spazio stesso, dallo spazio pubblico. E quindi eh, oggi chi eh, si sente più tutelato e sicuro in un bagno binario ce l'ha ma ci sono anche bagni, questi luoghi che ci sembrano così secondari, creaturali, avrebbe detto Auerbach, ma che invece hanno a che fare con la vita dei corpi nello spazio e sappiamo quanto, quale rapporto profondo c'è fra la politica e i corpi, pensiamo che questo piccolo segno indichi però un percorso e una strada. Fino a dove? Fino a quanto? Pensiamo che anche parlare di piante. Parlare di piante come fa, come sa fare Stefano Mancuso, sia un modo di allargare lo sguardo, di non sentirci i padroni, il centro, i più bravi, i più intelligenti, i più adatti a sopravvivere sul pianeta. Perché forse guardando le cose da un altro punto di vista, cambiando il punto di osservazione, le cose cambiano. Crediamo che questa sia un'occasione per la nostra università, ma anche per la città, eh, saluto la prorettrice dell'Università di Siena che oggi è con noi e anche il rettore Frati ha mandato i suoi entusiasti eh, saluti. Eh, pensiamo che eh, possa nascere un percorso che porti eh, la nostra università ad avere eh, primo luogo a Siena e prima università in Italia, una fabbrica dell'aria. Uh, queste straordinarie invenzioni uh, del professor Mancuso, che sono davvero dei polmoni, uh, delle serre che fungono da polmone, per migliorare la qualità dell'aria degli spazi chiusi in cui viviamo. L'esperienza del Covid ci ha fatto capire eh, ciò che diceva Calamandrei in un altro contesto, eh, che capiamo l'importanza dell'aria quando comincia a mancare. Abbiamo, tra le tante cose che abbiamo parlato, abbiamo parlato di mezzi tecnologici per migliorare la qualità dell'aria, ma forse ci sono anche altri mezzi per migliorare la qualità dell'aria, capaci anche di migliorare il nostro modo di stare al mondo. E inizieremo un percorso in cui parteciperà anche eh, Unicop con il suo sostegno. Ringrazio e saluto Claudio Vanni, responsabile delle relazioni esterne di Unicop che è qua. Ci raccontava poco fa che proprio in questo momento, mentre noi parliamo con il loro sostegno, intorno alla scuola elementare Peruzzi, qua a Siena, si piantano alberi, eh, si pianta un piccolo bosco. Eh, ci sono dei segni di movimento verso una direzione che ci sembra una direzione preziosa da incoraggiare. Vorrei chiudere questa presentazione eh, citando oh, un poeta che è un amico della stranieri, Franco Marco Aldi, che era presente all'inaugurazione del nostro anno accademico e che vive non lontano da qua. Eh, siamo abituati a lavorare con i testi, siamo abituati a commentare i testi. Eh, potremmo dire, un po' scherzando, che la presenza di Stefano Mancuso oggi fra noi è come un commento vivo ed eloquente a questo brano poetico eh, di un poeta dei nostri giorni. Io leggo un brano da, dalla quinta stagione, questo poemetto di Marco Aldi che recentemente è stato portato in scena da Tony Servillo al mercadante di Napoli con uno strepitoso successo. Che dire allora del millenario equivoco attorno al regno vegetale? Quello sì, felice connubio acquatico e terrestre, indiscutibile trionfo nella dura legge dell'evoluzione? Accecati dalla nostra presunzione, pensiamo per davvero che gli alberi siano stati messi lì per farsi rimirare? Gradevoli gingilli? Offerti dal Creatore per un variopinto, festoso fondale naturale? O non sarà piuttosto che hanno un bel da fare e, organizzati al meglio, aiutati da un mirabile apparato radicale, se ne stanno dritti, eretti, tutto il tempo ad indagare, ad osservare il nostro inferno catramato, la nostra agitazione simulata? Noi che vantiamo così tanto la nostra intelligenza e sottigliezza e competenza. Almeno una cosa dovremmo riconoscere: che nella lunga, lunghissima battaglia dell'evoluzione il regno vegetale ha stravinto su quello umano ed animale. Utilizzando semi e spore, i vegetali si spostano, conquistando di continuo nuovi regni. La loro ingegneria sociale è più efficace: noi andiamo veloci, loro lenti, ma sono più tenaci, combattivi, persistenti. Noi abbiamo organi singoli o doppi, loro sparsi, diffusi. Noi un comando gerarchizzato, accentrato, verticale, loro cooperativo, olomorfo, modulare. In breve, un teatrale allestimento di pregevole fattura e indubbio godimento, che quanto a sopravvivere espandendosi si è rivelato infinitamente superiore. E dunque, chi si affanna tanto a governare il mondo, avrebbe senz'altro qualcosa da imparare da questo sistema di colonie a sciame, reticolare, orizzontale e autogestito. Se ti rammento tutto questo, è perché uno scienziato ardimentoso sostiene che se dalla Terra scompariamo noi, non accadrà un bel niente. Se invece scomparissero le piante, sarebbe la fine del pianeta e non un transitorio, tutto sommato, rimediabile incidente e Franco Marco Aldi, nella sua nota al testo, ci dice che questo scienziato ardimentoso è Stefano Mancuso. Grazie e buon ascolto. Grazie. Grazie, grazie Tommaso per, per l'invito, grazie a tutti voi per essere qui, è un, è, un, è un grandissimo piacere. Un grandissimo piacere prima di tutto perché sono stato invitato da dal vostro rettore, che è un rettore che vi invidio. Mi piacerebbe tanto avere un rettore come il vostro, ve lo dico sinceramente. E, e poi perché chiaramente l'invito di un amico è qualcosa che fa sempre molto piacere. E mi fa piacere parlare davanti a voi, perché appunto questa è l'università dei per gli stranieri. E come ci ricordava Tommaso... Lo straniero è colui che vede le cose in una maniera diversa. E questa è colui che appartiene a una cultura diversa, colui che, che fa parte di un, di un gruppo che è diverso dal nostro. Questo ampliare lo sguardo è in maniera tale da coinvolgere i punti di vista diversi e. La chiave stessa della modernità e della nostra capacità, della nostra possibilità di sopravvivenza come specie. E ne stavamo discutendo prima, ma il bagno inclusivo fa parte della stessa, della stessa visione che include negli esseri viventi anche le piante. Si parte dal non considerarci più soltanto maschi, bianchi, occidentali, etero, eccetera, e si arriva ad includere nella nostra visione le piante. E quando si include la vita, cambia tutto. Ci, il, il poema di Marco Aldi è straordinario perché... Soltanto come un poeta può fare, dice in poche strofe l'essenza di quello che sono davvero le piante. Le piante sono il motore stesso della vita e questo è fondamentale perché noi lo comprendiamo, perché serve a rimettere a posto in un certo senso, a risistemare. Il, il nostro posto sul pianeta. Che cosa sono le piante, innanzitutto? Quante sono? Noi guardiamo il mondo in maniera inevitabile dal nostro punto di vista umano, ma noi uomini siamo una quantità irrilevante di vita, dannosa, in grado di in grado di fare delle cose che nessun altro essere vivente, alcune di, queste di, di alcune di queste ne parleremo, ma in massa noi uomini siamo niente, siamo meno dello 0,001% della massa dei viventi. Tutti gli animali insieme, tutti. I mammiferi, i rettili, gli uccelli, i pesci, gli insetti, tutti quanti insieme gli animali rappresentano un misero 0,3% della massa della vita. Le piante rappresentano l'86%. Perché vi do questi numeri? Già per iniziare un po' a scuotere la nostra idea di superiorità. La nostra idea eh, di essere il prodotto migliore dell'evoluzione non, non è vero. I numeri dicono una cosa diversa. Vedete, fino a 500 milioni di anni fa, noi animali e le piante eravamo insieme. 500 milioni di anni fa, le due strade evolutive si sono divise. Ci sono stati degli organismi che hanno deciso di rimanere stanziali, radicati e di trarre tutta l'energia di cui avevano bisogno dal sole e altri che hanno deciso invece, quando parlo di decidere, parlo di decisioni evoluzionistiche ovviamente, di andarsene in giro a predare l'energia che altri avevano fissato. Questi altri sono le piante, la, la, la decisione... Oggi mostra i risultati. Da una parte abbiamo l'86% della vita, dall'altra parte abbiamo lo 0,3%, e mostra anche una attitudine che è inevitabile in un certo senso: l'attitudine predatoria degli animali. Gli animali devono, per sopravvivere, predare, consumare negli uomo questa attività questa attitudine ha raggiunto una, eh, un livello tale da essere già ora assolutamente incompatibile con la sopravvivenza della specie stessa ma ne parleremo prima però vorrei eh, ricordarvi a che cosa servono cosa fanno le piante per questo pianeta tutti noi sappiamo che se respiriamo dell'ossigeno questo è stato prodotto dalle piante, se mangiamo qualche cosa è perché la catena alimentare, qualunque cosa noi mangiamo, parte dalle piante. In un certo senso tutta l'energia che le, i viventi utilizzano su questo pianeta viene dalle piante. Un famoso botanico russo degli inizi del Novecento definì le piante come l'anello che collega il sole alla terra. Ed è vero, l'energia di questo, del nostro sistema, l'unica energia è l'energia del sole. Le, questa energia le piante la trasformano in qualche cosa che rende possibile l'utilizzo da parte di tutti gli esseri viventi. E quindi, e queste sono le nozioni. Che tutti quanti conosciamo ma ci sono ma l'influenza delle piante sulla vita è incredibilmente più alta di quello che immaginiamo e se le piante scomparissero domani l'intera vita di questo pianeta scomparirebbe perché e questo ha a che fare anche con il problema più enorme che il nostro pianeta sta vivendo che è il riscaldamento globale le piante fissano l'anidride carbonica io diciamo scusatemi se probabilmente per voi sono nozioni banali però lo ricordo perché alcune volte non tutti sono al corrente della cosa il riscaldamento globale è dovuto all'innalzamento soprattutto dell'anidride carbonica che è un gas prodotto dalle attività umane su questo non c'è alcun dubbio le piante fanno l'inverso di ciò che fanno gli uomini. Cioè noi produciamo anidride carbonica, le piante la assorbono, quindi la prendono dall'atmosfera e la rendono materia, la trasformano nei propri corpi. Se le piante dovessero morire domani, diciamo che per un evento fantascientifico e catastrofico domani tutte le piante muoiono, che cosa accadrebbe? Beh, cosa, come pensate che moriremmo? Beh, moriremmo non per l'ossigeno, ce n'è sufficienza per farci vivere tutti gli animali qualche altra centinaia di migliaia d'anni, neanche per gli alimenti perché ne abbiamo potremmo sopravvivere anche, diciamo, eh, da un punto di vista alimentare. Scompariremmo tutti per l'aumento delle temperature: le piante. Morendo, rilascerebbero tutta l'anidride carbonica che hanno fissato nella loro storia. Questa anidride carbonica porterebbe l'effetto serra e il riscaldamento globale a un tale livello da essere incompatibile con la presenza di acqua liquida, cioè acqua, eh, le temperature salirebbero a un tale livello per cui l'acqua entrerebbe in ebollizione e scomparirebbe. Di fatto, se scomparissero le piante in poco tempo, la Terra sarebbe come Marte, come uno di quei pianeti che stiamo, esploriamo con i, con i nostri robot e di cui vediamo l'assoluta sterilità. Questo per capire l'influenza sulla vita. L'influenza su noi uomini è ancora più alta, perché noi uomini, e questo... è. Qualche cosa che percepiamo difficilmente. Siamo costruiti così come siamo costruiti, perché ci sono gli alberi. È sempre straordinaria questa affermazione. Noi uomini discendiamo da specie arboricole, i primati, le scimmie, i nostri parenti più prossimi, e sono anche, diciamo, le specie dalle quali noi discendiamo, erano e sono specie arboricole. I primi, i primi um, ominidi erano specie arboricole. Avete sentito parlare di Lucy, l'australopiteco. Lo sapete com'è morta Lucy? Lucy è morta cadendo da un albero, perché viveva sugli alberi. Il, la forma del nostro corpo, il fatto che noi abbiamo una visione binoculare frontale, il fatto che abbiamo una distinzione eh, spinta fra arti superiori prensili e arti inferiori locomotori, il fatto che abbiamo i polpastrelli morbidi, le mani. Le, le impronte digitali, qualunque aspetto, qualunque caratteristica anche minima del nostro corpo è stata plasmata dal fatto che abbiamo vissuto per milioni di anni sugli alberi. Noi abbiamo le mani, perché in questa maniera riusciamo, perché le mani sono l'unica evoluzione che riesce a ad arrivare ai rami più sottili, quelli sulla chioma, dove c'è la produzione di, di, di foglie e di frutti che servivano alla nostra alimentazione. Abbiamo i polpastrelli morbidi, le palme i, delle, delle nostre mani, i palmi delle nostre mani sono morbidi perché ci, ci permettono un maggiore e migliore appiglio sui rami. Tutto il nostro corpo è stato costruito per stare sul, sulle, sulle piante. Se noi oggi siamo in grado di maneggiare degli utensili, se siamo in grado di utilizzare le nostre mani, lo dobbiamo al fatto che ci siamo evoluti sulle piante. Se, siamo, se camminiamo eretti, lo dobbiamo a quello. E che cosa stiamo facendo noi? Vi dicevo prima, siamo molto piccoli in numero, ma siamo incredibilmente dannosi. Cosa siamo riusciti a fare in un periodo di tempo straordinariamente breve, cioè nel tempo che noi normalmente associamo a quello della civiltà umana, 12.000, 15.000 anni, cioè il momento in cui l'uomo dà cacciatore, raccoglitore, diventa agricoltore. Nel momento in cui inventiamo l'agricoltura, inizia con l'agricoltura la storia della civiltà umana. Stiamo parlando veramente di una, di una frazione di tempo irrilevante. 15.000 anni sono niente, assolutamente niente. Che cosa siamo riusciti a fare in questi 15.000 anni? Sono niente nei confronti del tempo della vita di questo, di questo pianeta, la vita su questo pianeta ha 4 miliardi di anni, 15.000 anni sono realmente nulla. Cosa siamo riusciti a fare? Beh, agli inizi dell'agricoltura su questo pianeta c'erano 6.000 miliardi di alberi. Oggi ce ne sono 3.000 miliardi, ce li abbiamo dimezzati. Di questi 3.000 miliardi, 2.000 miliardi li abbiamo tagliati negli ultimi due secoli. Oggi, quando sentiamo parlare di attacchi alla foresta primaria, per esempio all'Amazzonia, giustamente ci indigniamo. Le foreste superstiti del pianeta dovrebbero essere considerate davvero patrimonio dell'umanità nel vero senso. Basilare del termine, nel senso che la nostra l'umanità dipende dal fatto che continuino a resistere e chi le taglia dovrebbe essere perseguito come crimine contro l'umanità. Ed è giusto quindi che ci indigniamo quando vediamo che cosa sta accadendo oggi, ad esempio, nella foresta amazzonica. Però non ricordiamo quello che abbiamo fatto noi. Beh, oggi. Dobbiamo chiederci come mai la foresta amazzonica è così importante? Beh, perché è una foresta primaria. Che cos'è una foresta primaria? È una foresta intoccata dall'uomo. Cioè è una foresta come lo è sempre stata. Per questo si chiama primaria. E dovremmo chiederci, ma sono... è l'America Latina, il Brasile, quei sei o sette paesi? Che, stanno, che sono interessati alla foresta amazzonica ad essere fortunati, o questa foresta primaria prima c'era da qualche altra parte? Beh, ancora agli inizi del, dell'Ottocento, intorno al 1000, fino al 1820, direi: una persona che fosse partita da Palermo per andare a Oslo. Avrebbe viaggiato quasi ininterrottamente all'interno di una foresta primaria europea. Oggi sapete quanta ne è rimasta di quella foresta primaria europea, quindi nel giro di una quantità di tempo? Nulla, c'è meno di 200 anni. Sapete quanta ne è rimasta? Zero, neanche un metro quadro. C'è chi dice che ce n'è qualche decina di ettari nel. Eh, al confine fra la Polonia e la Bielorussia, lì dove oggi si, eh, si sta compiendo uno dei drammi dell'Europa, dell lì dove questi migranti muoiono, stanno morendo all'interno probabilmente dell'ultimo residuo della foresta primaria europea. E lo dico anche per far capire le condizioni di queste persone, perché una foresta primaria è un luogo incredibilmente difficile all'interno del quale sopravvivere. Non avete un'idea di cosa sia una foresta primaria, perché non l'avete mai vista. Quando noi vediamo quelle che noi chiamiamo foreste, boschi, questi sono dei luoghi piantati dall'uomo, sono piante che noi abbiamo messo a dimora. Una foresta primaria è un luogo molto, in cui è molto difficile sopravvivere. Pensare che oggi ci siano migliaia di persone in una foresta primaria in questo periodo dell'anno al confine fra la Polonia e la Bielorussia è qualcosa che è incompatibile con l'immagine della civiltà. Comunque sia, le foreste primarie europee sono scomparse, non ci sono più quando scompaiono le foreste primarie scompaiono non soltanto le foreste da cui dipende la vita scompaiono anche migliaia di specie che all'interno della foresta vivevano avrete sentito parlare del problema della sesta estinzione di massa oggi noi siamo nel pieno di quella che è a tutti gli effetti la sesta estinzione di massa del nostro pianeta. Che cosa sono le estinzioni di massa? Sono dei momenti della storia del mondo in cui per dei, degli eventi di solito catastrofici un enorme numero, più o meno intorno al 70%, perché si parli davvero di estinzione di massa, del 70% delle specie viventi scompare. Qual è l'ultima estinzione di massa che conosciamo? È quella che dette fine al Cretaceo, è quella che tutti quanti noi conosciamo perché ci fu l'estinzione dei dinosauri. Per quanto guarda, mi viene da ridere, perché qualche tempo fa Albano, il cantante, ha detto che noi uomini siamo molto forti, sopravviveremo al virus così come siamo stati in grado di sconfiggere i dinosauri. Eh, ha sbagliato di qualche settantina di milioni di anni la cronologia eh, allora, per, diciamo per, evita per evitare di cadere in errori di cronologia tipo quello di Albano sapete che i dinosauri sono scomparsi 70 bilioni di anni fa e la nostra specie Homo sapiens ha 300.000 anni eh, allora quando sono scomparsi però i dinosauri, e perché sono scomparsi? Beh, probabilmente lo saprete quasi tutti, è cascato questo meteorite sullo Yucatan, sulla penisola dello Yucatan in Messico. Il cambiamento del clima susseguente alla caduta di questo, di questo meteorite ha provocato l'estinzione del 75% delle specie viventi, compresi tutti i dinosauri. In quanto tempo però è avvenuta questa estinzione? Questo è un punto chiave, perché vedete l'estinzione alla fine del Cretaceo, che pure è la più veloce estinzione di massa che conosciamo, è avvenuta in un periodo che è, diciamo, compreso fra i 2 e i 5 milioni di anni. Cioè che cosa vuol dire? È caduto il meteorite ha cambiato il clima nei due milioni di anni successivi, il 75% delle specie è scomparso. Oggi noi abbiamo, oggi 2021, abbiamo un tasso di estinzione che è dalle mille alle diecimila volte superiore al normale e che è quindi compatibile con quello di un'estinzione di massa. Il tempo però nel quale questa estinzione sta esplicando i suoi effetti non è di milioni di anni, ma è di decine di anni. E questo fa una differenza incredibile. Perché se il 75% delle specie scompare in un periodo di tempo anche di mille, di duemila anni, di diecimila anni, questo non è assolutamente compatibile. Con i tempi dell'evoluzione cioè non dà la possibilità ad altre specie di prenderne il posto o ad altre di svilupparsi così come è sempre accaduto bene noi oggi siamo esattamente nel mezzo di questa sesta estinzione di massa a febbraio di quest'anno il professor Dasgupta dell'università di Cambridge ha uh, uh, Pubblicato un report sullo stato dell'ambiente che, fra l'altro, gli era stato co commissionato dal governo britannico perché per saperne, diciamo la dice lunga, sul, su quali sono le, i motivi per cui noi agiamo, per sapere quali erano le questi di queste zone, o se si sia triplicato malattie tipo Ebola, HIV. Eccetera, il 75% di tutte le nuove malattie che affliggono l'umanità nascono da queste zoonosi e queste zoonosi nascono dalla nostra aggressione all'ambiente. Non lo sappiamo ancora con certezza per quanto riguarda il SARS-CoV-2, ma ad esempio, sappiamo con certezza che ebola e HIV si sono prodotte per una cosa che si chiama deforestazione frammentata in Africa. Quindi diciamo. Eh, e, e ha delle conseguenze economiche. Il, le, la, la pandemia fino ad oggi ha avuto un costo per l'economia del mondo di 8 triliardi, quindi 8 mila miliardi di dollari. E, il governo britannico quindi si chiede: ma qual è la conseguenza economica della nostra aggressione? alla natura e das Gupta fa questo scrive questo meraviglioso rapporto, meraviglioso nel senso di dettagliato, non per quello che scrive, che consiglio a tutti voi, a chiunque sia interessato di recuperare in internet, c'è una versione abbreviata di 15 pagine che dà diciamo, i dati fondamentali. Quali sono questi dati fondamentali? Perché noi capiamo esattamente che cosa sta accadendo. Beh, delle, specie, delle piante, delle specie da fiore, le angiosperme, sarebbero, diciamo, la maggior parte delle specie eh, vegetali. Intorno al 70% è in pericolo di estinzione. Nel senso che se ne sta andando a una velocità tale che non riusciamo neanche a misurarne la quantità. Pensate che noi conosciamo meno della metà delle piante del pianeta, quindi che cosa stiamo perdendo non lo sappiamo. Semplicemente se lo volessimo vedere in termini utilitaristici, pensate che il 90% dei principi attivi utilizzati dalla medicina umana, anche se poi sono stati, come dire, sintetizzati in maniera... Eh, eh, Copiando, sono stati sintetizzati, ma copiandoli da molecole vegetali. Cioè noi ci curiamo in effetti perché le piante hanno prodotto delle molecole che ci curano. Allora, quando, quando perdiamo probabilmente il 50% delle specie senza averle mai neanche studiate, che cosa stiamo perdendo? Volendo semplicemente vederlo in questi termini. Ma è molto di più quello che perdiamo, ovviamente. Gli animali, gli animali che sono qualcosa che è più vicini a noi, i mammiferi. Beh, sapete oggi qua, a che cosa, eh, qual, qua, cosa sono i mammiferi presenti sul pianeta? L'80% dei mammiferi presenti sul pianeta Terra oggi sono bestiame, animali che noi mangiamo. L'80%. L'85% degli uccelli che, oggi noi, che sono presenti oggi sul pianeta sono pollame, uccelli che noi mangiamo. I pesci correte al mare ad andarli a guardare perché tutti i modelli, tutti i modelli, non ce n'è uno che non dica la stessa cosa, ci dice che nei prossimi 50 anni, nel 2070, praticamente non esisteranno più pesci selvatici, ma soltanto pesci d'allevamento. Questo è quello che abbiamo fatto al pianeta in una quantità di tempo irrisoria, irrisoria. E quando. Pensiamo quindi alla superiorità umana. Ci torneremo ora su questo argomento. Ragioniamo anche di quello, che stiamo, di quello che questa superiorità ci ha portato a fare. Prima di tornare su questo punto io vorrei raccontarvi però molto brevemente qualche cosa che, dipende, che riguarda la differenza delle piante. Quando, perché... Chi mi conosce sa che io sono uno strenuo difensore del fatto che le piante siano esseri intelligenti. E tutta la mia ricerca degli ultimi trent'anni è basata su questo, sullo studio delle capacità delle piante di risolvere problemi. Ora, perché per noi è assolutamente incomprensibile pensare che questa roba verde sia della roba de, se siano degli esseri viventi sofisticati e complessi almeno quanto noi perché c'è impossibile e guardate che questo ha, ha molto a che fare anche con la nostra capacità di comprendere gli altri di comprendere le differenze beh le piante sono la somma più l'esempio più grande di differenza rispetto a noi. Pensate, quando noi, quando noi uomini dobbiamo immaginare delle, degli extraterrestri, ad esempio, no? quindi delle forme di vita formatesi su dei pianeti lontani dalla nostra, come li immaginiamo? Beh, o sono umanoidi, o sono al massimo degli insetti cattivi. Questo è il massimo della nostra immaginazione in termini di eh, eh, possibilità di vita aliena. E non, non riusciamo a capire che una specie che si è evoluta sul nostro, stesso, una serie di che si sono sul nostro stesso pianeta, nel nostro stesso ambiente, abbia potuto prendere una evoluzione così differente da formare degli organismi viventi, Intelligenti ma diversi da noi. Quanto sono diversi? Beh, innanzitutto sono radicate le piante, e radicate vuol dire che non si muovono, che non si possono, meglio, non si possono spostare, e questo per noi è quasi incomprensibile. Noi siamo animali. Animali vuol dire animati, animati vuol dire che si muoviamo. La caratteristica principale di noi animali è che ci muoviamo. Questo è quello che ci caratterizza. Per noi è incomprensibile immaginare una forma di vita che non si muova. Come fa una forma di vita che non si muove a rispondere ai problemi dell'ambiente, ai problemi che in continuazione. Per esempio, se ti vogliono mangiare, come fai a scappare? Come fai a riprodurti, come fai ad avere una vita sociale, a comunicare, a difenderti, senza muoverti? Tutte cose che le piante fanno e fanno senza muoversi. Per noi è impossibile, per noi l'idea stessa di risolvere un problema è legata al movimento. Tant'è vero che nel 90% dei casi... Noi diciamo di aver risolto un problema quando in realtà noi lo evitiamo. Noi animali evitiamo i problemi, ci spostiamo via dai problemi e diciamo di averli risolti. No, non è il caso delle piante. Se una pianta deve difendersi o deve, avere, deve trovare del nutrimento, deve riprodursi, deve, avere, deve trovare una propria comunità, Deve comunicare, beh, lo deve, deve farlo risolvendo il problema, non evitandolo, non può evitarlo. Ora, una conseguenza fondamentale, parto proprio da questo movimento-non movimento per spiegarvi perché siamo così diversi. Una conseguenza fondamentale del fatto che noi ci muoviamo è il come noi siamo organizzati. Cioè come siamo costruiti noi animali. Come siamo costruiti noi animali? In una maniera molto semplice. Abbiamo una struttura gerarchica fondata su organi singoli o doppi. Quindi abbiamo due polmoni, uno stomaco, due occhi, due reni, un fegato, un cervello, un cuore, eccetera. Ognuna delle quali, ognuno dei quali di questi organi singoli o doppi svolge una funzione specifica in maniera molto efficiente. Il tutto è governato dal cervello. Il capo, perché si chiama il capo nelle organizzazioni? È questo: il capo, è questo qui. Noi abbiamo replicato fra l'altro questa organizzazione dappertutto. Tutte le nostre organizzazioni sono costruite nella stessa maniera. Guardate addirittura come, come viene chiamata la, la distribuzione delle, degli incarichi organigramma. Gli organi. E come è fatto un organigramma? C'è sempre un capo e poi ci sono tutta una serie di organi che svolgono delle funzioni. Come noi, cioè, noi abbiamo preso il nostro modello. E lo abbiamo applicato dappertutto come se questo modello fosse l'unico modello possibile. È l'unico modello possibile e soprattutto che vantaggi ha questo modello? Beh, questo modello ha un vantaggio unico, soltanto un vantaggio ed è quello della velocità, perché noi siamo animali e dobbiamo muoverci. E quindi siamo stati costruiti, ci siamo evoluti con un modello in cui c'era... Un solo organo che prende le decisioni. Questo serve a rendere veloce il tutto. Questo unico vantaggio eh, noi lo abbiamo perso quando lo trasliamo le nostre organizzazioni, questa organizzazione nelle organizzazioni umane, perché questo unico vantaggio che è quello della velocità viene perso perché nella traslocazione degli ordini noi facciamo entrare la burocrazia. Cioè che proprio questo è, serve a passare gli ordini da un livello all'altro dell'organizzazione. E quindi l'unico vantaggio teorico che esiste scompare. Pensate Roma, la Repubblica Romana. La Repubblica Romana era una Repubblica, non diciamo una democrazia, chiamiamola così, eh, anteliteram, con tutti i suoi limiti, tranne che in caso in cui c'era un attacco. In questo caso... E, e, tutti i poteri venivano delegati al duce, a un, a un capo supremo, perché avevano bisogno di agire in maniera molto veloce. Sempre è sempre stato legato a questo, il, il comando unico serve per reagire velocemente. Questo è l'unico vantaggio delle nostre organizzazioni, la reazione veloce, vantaggio che sprechiamo. Ma il numero di svantaggi è enorme, enorme. Qual è il principale fra di tutti? È la fragilità. Ma davvero pensate che il nostro corpo sia la, la maniera migliore possibile per costruire un corpo? Davvero pensate che il nostro corpo non possa essere costruito meglio? Se lo avessero chiesto a me, io, per esempio, avrei chiesto cinque o sei cuori una decina di polmoni, 4-5 cervelli e così via, perché mi sarebbero stati molto utili, no? E qualunque, qualunque macchina preziosa è dotata di, quei, di quelle tecnologie di ridondanza, si chiamano, per cui se si rompe un organo ce n'è un altro che immediatamente parte. Pensate perché i nostri aerei hanno quattro motori. Non perché non, non possano volare con uno. Possono volare anche con uno, ma con quattro è difficile, è più complicato che si rompano tutti e quattro contemporaneamente. È una questione di ridon tutte le nostre macchine salvavita sono fatte tutto quello che ha a che fare con la vita, che deve proteggere la vita è sempre ridondante. E noi no. E noi non siamo ridondanti. Fragilità. Secondo punto, secondo svantaggio enorme di queste organizzazioni, di qualunque organizzazione centralizzata e, e gerarchica, è che il luogo in cui si prendono le decisioni è lontano dal luogo in cui le decisioni hanno il loro effetto, e questa è proprio una questione strutturale, come in un'organizzazione qualunque, il luogo in cui si hanno le maggiori informazioni su come risolvere un problema, è il luogo in cui il problema appare, in cui il problema cade. Non può essere un luogo distante da questo. Questo è uno ora non abbiamo tempo, ma è uno dei grandi temi del Novecento. Il, ehm, quando Anna Arendt scrive La banalità del male, eh, ehm, il tema fondamentale della banalità del male è che, sapete la storia era, diciamo, è il resoconto del processo ad Eichmann. Eichmann era il, il diciamo, non il teorico, ma il gestore della, della soluzione finale. Cioè colui al quale Hitler, per capirci, aveva detto vedi cosa devi fare per far fuori tutti gli ebrei, i, i rom, gli zinger, gli omosessuali, tut, tutte le persone che ci rompono le scatole in Europa. Trova una soluzione efficiente. Si era rivolto ad Eichmann. Eichmann aveva studiato e aveva messo in pratica quell'orrore che poi noi conosceremo come Olocausto. Bene, Eichmann viene preso dai, dagli israeliani in, mentre era in Argentina, viene trasportato in Israele ed è il primo vero il primo pro, processo che gli israeliani possono eh, fare a un gerarca nazista dell'importanza di Eichmann. Anna Arendt viene chiamata era come inviata del New Yorker a, a, seguire, questo, a seguire questo processo. Bene, Anarent ovviamente è ebrea. E che cosa scrive nella banalità del male di fatto? Mentre, mentre diciamo, il mondo si aspettava di vedere un, il, il processo a Lucifero, quindi all'incarnazione stessa del male, quello che vedono è il processo a un burocrate. Scrive a Narent in maniera estremamente chiara, Eichmann non è più malvagio di ciascuno di noi, è l'organizzazione che lo ha prodotto che era il male. Questo è il punto fondamentale. E qual era questo, che cos'era questa organizzazione? Beh, l'organizzazione era un'organizzazione gerarchica. Tant'è vero che Eichmann, come si difende? Ma guardate, Eichmann nel momento stesso in cui viene catturato sa che verrà giustiziato. Non ha alcuna possibilità di sopravvivere. Eppure come si difende? Cercate i, cercate i filmati su YouTube. Guardate la, innanzitutto la faccia di Eichmann, che persona era. E poi guardate come si difende. Lui si difenderà per tutto il, il processo dicendo come non potevo fare altro. Questa era, io faccio parte di un'organizzazione gerarchica. In un'organizzazione gerarchica la cosa più efficiente che io possa fare è svolgere i miei compiti nella maniera migliore possibile. Io ho Fatto quello che ci si, si aspettava da me. Mm? Beh, ehm, lei è un, una tesi, una tesi eh, molto, per, molto eh, fu una tesi molto controversa quella della Anna Arendt. Lei addirittura perse il posto, perse il posto di lavoro all'università. L'università diciamo non, non gradisce mai avere persone che non la pensano in maniera conforme e, e pochi anni dopo morì. Um, ma negli stessi anni, proprio nello stesso anno, nel 63, um, un, uno psicologo sperimentale di Yale, anche lui ebreo, pubblica un libro fondamentale che si chiama Obbedienza all'autorità. Ora io ho un vuoto di memoria e non ricordo il nome del, di lui, però se mi potete aiutare guardando su Google Obbedienza all'autorità lo trovate, che ora ho un, momento, proprio un vuoto. È un. Um, un um, sul, nella mia libreria i due libri stanno uno accanto all'altro, c'è cioè, La banalità del male è accanto c'è cioè, L'obbedienza all'autorità. di... Di Milgram, grazie. Di Milgram. E Milgram è, un, è un, un, uno psicologo sperimentale di Yale, anche lui ebreo, il quale in maniera del tutto eh, separata da Anna Arendt negli stessi anni voleva dimostrare esattamente lo stesso, lo stesso, la stessa idea. Che cosa fa Milgram? Fa un esperimento straordinario di cui potete trovare davvero anche di questi filmati su internet, che si chiama che appunto l'esperimento di Milgram. Che cosa fa Milgram? Milgram fa pubblicare sui giornali una, un, un annuncio in cui dice cerchiamo volontari per eh, testare un nuovo metodo di apprendimento delle lingue. Questo era l'annuncio. E eh, paghiamo profumatamente. Perché pagava profumatamente? Perché voleva che tutti si presentassero, cioè che si presentasse diciamo, uno spaccato, come si suol dire, dell'intera... Eh, società americane e in effetti rispondono a questo annuncio migliaia di persone che rappresentano qualunque tipo di americano c'erano gli operai c'erano gli impiegati c'erano i professori universitari c'erano i manager c'erano i commercianti gli imprenditori tutti come funzionava l'esperimento di milgram l'esperimento di milgram funzionava così la persona che aveva eh, chiesto di partecipare entrava in un laboratorio credendo di dover partecipare appunto a un, a un nuovo sistema di, eh, di, per l'apprendimento delle lingue e trovava nel laboratorio Milgram vestito con, una, con un camice perché il camice era fondamentale perché il camice era la divisa, l'emblema dell'autorità. La persona entrava, Milgram prendeva questa persona e diceva vieni ora ti spiego che cosa dovrai fare. Lo portava in un'altra stanza dove c'era un'altra persona, chiaramente era tutto un teatro, era tutta una cosa costruita, questa persona stava seduta più o meno come me a una scrivania, aveva una cuffia in testa, un microfono davanti e sulle mani, aveva le mani bloccate sul banco e sulle mani c'erano degli elettrodi. Milgram spiega, vedi, lui è quello che deve imparare la, le, la serie di parole. Ora noi andiem, andremo nell'altra stanza e ti spiego come funziona. Lo mette davanti a un, a un veramente impressionante strumento, tutto fatto pieno di bottoni. In cui c'è soprattutto, potete trovare tutte queste immagini su internet, trovate c'è tutta una serie di bottoni che partono da un volt e arrivano a 100.000 volt. Nella prima parte c'è scritto scossa leggera, poi c'è scritto scossa forte, e poi c'è scritto può provocare la morte da qui in poi, e poi c'è scritto morte sicura. Quindi immaginatevi questa gradazione di pericolo. E Milgram spiega a lui cosa deve fare. Fa allora, ora tu leggerai una serie di 20 parole e lui dell'altra stanza le deve ripetere. Ogni volta che sbaglia, tu gli somministrerai una scarica sempre più forte. Le persone iniziano molto allegramente con questa cosa. Qui no Ta, 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 in brevissimo tempo si arriva a eh, scosse molto forti, probabilità di morte, la persona continua a premere. Dall'altra stanza si cominciano a sentire delle urla. Ah, per favore, per favore! Sono, soffro di cuore, smettetela, smettetela perché potrei morire. Urla sempre più. Eh, drammatiche. Se guardate i filmati, si vede la persona che di solito che cosa fa? Guarda Milgram, guarda l'autorità, e dice: Devo fare. E Milgram che si limita a fare, fai. E questo è il sistema. Bene. E questi continuano. Ora, sapete in quante persone hanno premuto? il bottone con scritto morte certa, non sta soffrendo morte certa di una persona che stava nell'altra stanza. Avete un'idea di quanti siano? Siamo intorno al 70%, intorno al 70% delle persone premevano il bottone morte certa di una persona che avevano visto. Cinque minuti prima nell'altra stanza. Per loro quella persona lì era morta. Milgram fa anche delle variazioni a questo esperimento, e sono le variazioni che rendono questo esperimento fondamentale. Perché la prima variazione mette la persona con gli elettrodi nella stessa stanza della persona che preme il bottone. E questo cambia, la vedete, la prossimità del luogo in cui le tue azioni hanno effetto e il luogo in cui le tue azioni partono. Se sono prossime cambia tutto. Basta mettere la persona nella stessa stanza e la percentuale da 70 scende a 20. È, è drammatico pensare che comunque ci sia un 20% di persone che ammazzano una persona che sta davanti a te, però esiste questo. È, diciamo, inevitabile. Però scende del, dal 70 al 20, così come scende dal 70 al 20, sempre nella stessa percentuale, quando qualcuno mette in dubbio l'autorità. Cioè che cosa accade? Se durante l'esperimento entra un altro signore col, col camice, quindi di pari grado, e, dice, e semplicemente dice a Milgram a Milgram sei certo che questo sistema sia il migliore perché le persone muoiono e discutono, fanno una finta, una piccola discussione davanti alla persona basta questo di nuovo per far tornare al 20% la percentuale tutto questo per raccontarvi come le organizzazioni come sono costruite hanno un effetto fondamentale sul modo in cui noi agiamo. Allora, scusate, sto prendendo tantissimo tempo, ma vado eh, rapidamente a concludere. Le piante sono costruite in una maniera assolutamente diversa da noi. Le piante non hanno organi singoli o doppi. Perché non hanno organi singoli o doppi? Beh, perché provate a immaginare... Proprio per la fragilità di questa organizzazione. Provate a immaginare una sequoia, un, l'organismo più grande che vive su questo pianeta, 120 metri fuori terra, 120 metri sottoterra di radici. E pensate se fosse costruito come noi, cioè se avesse un cervello, due polmoni, basterebbe che un bruco gli facesse un buco nei polmoni, perché l'intera pianta... Scompaia. Quindi non c'è bisogno neanche di una pecora, basta, basta veramente un insettino che fa un buco e la pianta è morta. Allora, le piante non hanno organi singoli o doppi perché sono soggette alla predazione. Le piante che cosa hanno fatto? Hanno diffuso sull'intero corpo tutte quelle eh, caratteristiche che noi abbiamo concentrato all'interno degli organi. Le piante concentrano all'interno degli organi quello che noi diffondiamo. Scusatemi, diffondono sull'intero corpo quello che noi concentriamo negli organi. Questo fa sì che si può rimuovere il 70% del corpo di una pianta e la pianta continua a vivere. È una differenza fondamentale, una, una differenza straordinaria che eh, dà conto davvero della complessità della... della della difficoltà per noi di capire come funzionano questi esseri viventi. Noi riusciamo a capire solo quello che è simile a noi. Qualunque cosa sia così diversa come una pianta, per noi è assolutamente incomprensibile. Uso quegli ultimi cinque minuti, dopo questa diciamo, chiacchierata eh, libera eh, su quello che mi passava sulla testa sulle piante, per. Eh, Ritornare al punto di partenza. L'idea che noi siamo il, gli organismi migliori presenti sulla Terra. Il fatto che noi siamo l'apice dell'evoluzione. Nessuno in questa sala penserebbe di essere peggio di una mucca, di un fico. Nessuno. Noi siamo fermamente convinti di essere meglio di tutti gli altri esseri viventi. Perché? Ma è ovvio, perché abbiamo questo grande cervello che ci permette di fare delle cose che nessun altro essere vivente è in grado di fare. Uno, abbiamo dipinto la Cappella Sistina, abbiamo scritto i fratelli Karamazov, la teoria della relatività. Quale altra specie è in grado di fare niente del genere? È chiaro che siamo meglio. Questa è l'idea che abbiamo e invece non è così, non è assolutamente così e guardate che la questione è addirittura banale. Che cosa vuol dire? Innanzitutto il concetto di meglio, di migliore, è uno dei concetti più terribili che l'uomo abbia mai inventato. Quando tu pensi di essere meglio di qualcun altro, quando pensi di essere migliore di qualcun altro, immediatamente e in maniera inevitabile rendi quell'altro, qualunque cosa sia, un altro essere umano, un altro organismo vivente, qualcosa che sta nelle tue mani, di cui tu decidi il destino, perché tu sai quello che è meglio per lui. È ovvio, è banale. L'idea di migliore è un'idea pericolosissima. Quando noi crediamo tutta l'umanità, quando, diciamo, quando noi crediamo di essere meglio di qualche altro essere umano, lo utilizziamo. Quando noi crediamo di essere meglio degli altri esseri viventi, li utilizziamo. Ora, a prescindere dalla questione etica, a me interessa una questione diversa. È vero che siamo migliori? È vero. Perché vedete, se mi convincete che noi siamo migliori degli animali o dei fichi, allora li possiamo distruggere tutti. Va bene, siamo meglio. Ma prima dovete convincermi però che noi siamo meglio. Che cosa vuol dire? Meglio. Che cosa vuol dire migliore? Vuol dire che c'è un obiettivo e vuol dire che c'è una maniera per misurare l'efficienza con la quale raggiungiamo quell'obiettivo. Nello sport è molto facile. Salto in alto. Se io salto un metro e mezzo e un'altra persona salta due metri, è migliore di me. C'è un obiettivo semplice che è saltare più in alto. E c'è una maniera per misurare quanto si salta. Allora, se qualcuno, se, se Tommaso salta più in alto di me, è migliore di me nel salto in alto. È facile. È una, è una come dire, una, eh, una, una che regge. Salta più in alto di me, è migliore di me nel salto in alto. Solo in quello, nel salto in alto però è migliore. Allora, ah. quando noi parliamo della vita, quando noi pensiamo di essere meglio degli altri esseri viventi, perché abbiamo questo grande cervello, dobbiamo pensare qual è l'obiettivo per il quale noi riteniamo di essere migliori. Qual è l'obiettivo della vita? Ora, allora, ognuno di noi ha obiettivi, più o meno trascendenti, più o meno complessi, eccetera, ma tutti sono secondari, corollari di un obiettivo fondamentale, principale, immutabile, indubitabile, indiscutibile, che è comune a tutti. E sapete qual è questo obiettivo? È un obiettivo semplicissimo, è la sopravvivenza della specie. Su questo non c'è alcun dubbio, perché... Vedete, se noi scomparissimo domani, a chi potrebbe mai interessare che abbiamo, fatto, che abbiamo dipinto la Cappella Sistina, che abbiamo scritto i fratelli Caramazzo, ma chi potrebbe mai fregare nell'universo? Tutto ha senso se noi continuiamo a vivere, a sopravvivere, a esistere come specie, altrimenti non ha senso. Allora, a questo punto che sappiamo qual è l'obiettivo della gara. Dobbiamo chiederci, ma questi altri che partecipano con noi a questa gara, come stanno messi? Se io mi iscrivo a una gara di salto in alto, la prima cosa che faccio è chiedo all'arbitro: ma qui quanto saltano in media le persone? E lui mi dice: guarda, qui fino a due metri ci arrivano tutti. Allora chiediamoci, quanto sopravvivono? in media le specie sulla Terra, perché è un numero che si sa, che conosciamo. In media una specie vive sul pianeta Terra 5 milioni di anni, in media prendendo tutti gli esseri viventi, perché se ci limitassimo soltanto alle piante eh, il, il dato sarebbe straordinariamente più alto. Ci sono piante, specie che sono qui da centinaia di milioni di anni. Comunque, prendiamo la media. Noi vogliamo sapere la media, 5 milioni di anni. Ora, detto questo, sapete quanto abbiamo noi? Ve l'ho già detto prima, ne abbiamo parlato Homo sapiens sapiens, due volte, in modo da sottolineare questa caratteristica. Quanto, da quanto tempo siamo qui? Da 300.000 anni da 300.000. Un'aritmetica di base ci dice che se fossimo nella media delle altre specie noi dovremmo sopravvivere altri 4 milioni e 700.000 anni. Vi ripeto la cifra, 4 milioni e 700.000 anni. Ora pensate a quello, ai disastri che abbiamo combinato in 15.000 anni e provate a proiettare l'immaginazione in un futuro dei prossimi 100.000, un milione di anni. Quanti di voi pensere, pensano che la specie umana sarà ancora qui, fra 100.000 anni? Molto meno di tutti quelli che pensavano che siamo la specie migliore. Eppure, pensate se noi sopravvivessimo Ancora altri 100.000 anni, una quantità di tempo inimmaginabile. 100.000 anni. 150.000, dieci volte il tempo che è passato dall'invenzione dell'agricoltura. Se noi sopravvivessimo altri 150.000 anni, avremmo vissuto soltanto un decimo delle altre specie viventi, della media delle altre specie viventi. Una... Cosa significa questo? Significa che c'è un problema, è ovvio. Il problema potrebbe essere in termini evolutivi addirittura che il nostro cervello potrebbe non essere un vantaggio evolutivo. Io mi rifiuto di immaginare una cosa del genere, però dobbiamo prenderlo in considerazione da un punto di vista evolutivo. Noi dobbiamo aspettare altri 4 milioni e 700 mila anni. Funziona così. Se saremo qui fra 4 milioni e 700 mila anni vorrà dire che... Il nostro cervello, averlo o non averlo era ininfluente. Se sopravviveremo oltre i prossimi 4.700.000 anni vorrà dire che il nostro cervello era un vantaggio evolutivo. Se scompariremo prima avremo dimostrato che era uno svantaggio evolutivo nonostante le nostre capacità. Non c'entra nulla. Pensate al pavone. Il pavone ha una coda che è meravigliosa, è uno svantaggio evolutivo per la sua non riesce a volare è uno dei, dei classici propri esempi dell'evoluzione. Il nostro cervello potrebbe essere una coda di pavone, una cosa spettacolare che però ci impedisce di sopravvivere. Ora, vi ripeto, io mi rifiuto di immaginare una cosa del genere. Eh? Da come ci stiamo comportando finora sembreremmo, diciamo, essere proprio incanalati nella storia del pavone. Però... Potrebbe anche esserci una spiegazione alternativa e proprio legata al fatto che abbiamo soltanto 300.000 anni. 300.000 anni è niente, noi siamo una specie appena nata, una specie che potremmo dire nella sua prima infanzia. E allora nell'infanzia nell nell di chiunque di noi l'uso degli strumenti Sofisticati e molto complesso è molto difficile. Se voi prendete un martello che è un, un bellissimo strumento e lo mettete in mano a un bambino, il bambino per la prima cosa che fa sfascia la casa. Se sopravvive poi diciamo alla, allo sfascio della casa con quello stesso martello ne può costruire delle altre. Io immagino e mi auguro che il nostro cervello sia qualcosa del genere, sia uno strumento sofisticato che ancora non abbiamo imparato. A utilizzare e che invece impareremo presto a utilizzare per costruire altre case. Grazie. Applausi Grazie. <ride> Grazie mille. Grazie al professor Mancuso per tutte le cose che ci ha detto e per come ce le ha dette. Immagino che ci saranno delle domande. Provo a rompere il ghiaccio io dicendo intanto quello che... Che pensavo? Mi è fatto venire in mente quella pagina meravigliosa del racconto sulla, sulla Madonna Sistina di Grossman, con una umanità estinta e gli animali che si affollano di fronte alla Madonna Sistina cercando disperatamente l'umano nell'uomo che in qualche misterioso modo dava un senso alla vita collettiva sul pianeta. E mi sono detto che, certo, molti di noi potrebbero pensare che l'individualità eh, e il tempo, l'orizzonte breve della nostra esistenza siano un metro uh, in cui misurare il senso che noi diamo alla nostra permanenza qua. Eppure la cosa che, che penso e che penso sia stata evidente ascoltandoti è che assumere questo sguardo per l'appunto straniero, si parla molto di storia globale, questa è una storia globale davvero, probabilmente fa la differenza anche nel tempo breve e, nel, e per la nostra individualità. Pensare così non ci permette solo di sopravvivere come specie oltre i 5 milioni di anni, ma ci permette forse di vivere oggi, qua, orizzontalmente, in un modo giusto e per l'appunto umano, che è quello che l'umanista pensa ascoltandoti. Quello che ti, che ti chiedo è quello che, che chiedono i bambini di fronte a un discorso del genere, e penso che dovremmo rivalutare le reazioni dei bambini in molti ambiti, eh, magari senza il martello, e cioè cosa possiamo fare subito per. Perché si esce ascoltandoti con la voglia di fare qualcosa e di smettere di fare qualcos'altro. E come succede sempre nelle scuole, quando si va nelle scuole, ieri ero al Sarrocchi parlando di patrimonio culturale, ma in modo non tanto lontano da questo. La prima domanda è: vabbè, ma come facciamo a cambiare? Uscendo da qua, cosa posso fare io subito? E da una parte queste domande mi fanno sorridere, dall'altra penso che siano le uniche domande importanti. Allora comincio io a farti questa, poi invito gli altri a farne altre. Le prime, non so, due cose che possiamo fare come individui e come collettività, magari anche come università. Grazie, eh, sì, beh, ehm, poi, alla fine, la domanda fondamentale. Queste, i, I bambini hanno questa capacità di fare le domande fondamentali. Che cosa dobbiamo fare? Cosa possiamo fare? Eh, beh, dal mio punto di vista, io ehm, credo che una cosa che potremmo fare tutti quanti. È piantare alberi è, è proprio una cosa pratica, semplice, immediata, che chiunque di noi può fare, e che cambia tantissimo. Io eh, non solo cambia perché ogni singolo albero che noi mettiamo, piantiamo è come dire una specie di speranza che affidiamo al futuro perché quel singolo albero assorbirà anidide carbonica, servirà a rendere l'atmosfera vivibile alle generazioni che, ci, che verranno dopo di noi. E quindi veramente un atto responsabile di una specie che ha in custodia questo pianeta e che lo vuole lasciare al meglio delle sue possibilità. Questo dovrebbe essere, diciamo, questo è il famoso piano del buon padre di famiglia che dovrebbe lasciare meglio di come ha trovato tutto quello che, eh, che gestisce. Mettere, mettere degli alberi è qualcosa che ciascuno di noi può fare, chiunque ha la possibilità di piantare qualche albero. C'è un numero che è una specie di numero eh, magico, che è mille miliardi di alberi, che noi dovremmo piantare nel nostro pianeta nei prossimi dieci anni. Era, è, una, è una proposta che io è tanto che continuo a sostenere, è stata anche sposata e presa dall'ultimo G20, ma il fatto che il G20 eh, dichiari che bisogna piantare mille miliardi di alberi ha lo stesso valore che lo dichiaro io. Non serve assolutamente a nulla, alla fine vanno piantati questi mille miliardi di alberi. E quindi... Eh, Guardate che mille miliardi di alberi in dieci anni, diviso per la popolazione mondiale, vuol dire che ognuno di noi dovrebbe piantare qualche albero ogni anno. Qualche albero ogni anno. Se ognuno di noi si impegnasse a piantare qualche albero, ognuno nelle sue possibilità ogni anno, noi potremmo fare letteralmente qualche cosa che cambierebbe, le prospettive di sopravvivenza della nostra specie, perché vedete al momento il riscaldamento globale è il problema principale, più alto, più forte di tutti. Qualunque problema sociale sarà esacerbato, diventerà un milione di volte più grave in conseguenza del riscaldamento globale. Col riscaldamento globale soltanto i ricchi si salveranno. Il riscaldamento eh? è pure male si stanno comprando la Nuova Zelanda. Non so se sapete, ci sono de dei fenomeni che sono realmente eh, eh, terrorizzanti. I, tutti i più grandi miliardari del pianeta stanno acquistando la Nuova Zelanda. Perché la Nuova Zelanda? Proprio cui, perché è alta e quindi è abbastanza diciamo, al riparo dei cambiamenti climatici e soprattutto perché è un'isola e quindi la immaginano di facilmente difendibile. Perché guardate, i modelli ci dicono che nel 2070, nel 2070 vuol dire quando molti di voi saranno qui, quando i nostri figli saranno qui, nel 2070 il 18% della, della superficie del pianeta non sarà abitabile per estremi termici, perché fa troppo caldo. Ci abitano oggi su questo 18% di terra 2 miliardi di persone. Quindi saranno 2 miliardi di persone che si muoveranno non perché andranno a cercare delle condizioni migliori di vita, si muoveranno perché dove stanno oggi non si potrà più letteralmente vivere. È per questo che prendono la Nuova Zelanda, che è bella lontana dai, 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 dai flussi dei possibili flussi migratori. Quindi se noi piantassimo mille miliardi di alberi riusciremmo a invertire questo trend, non lo risolveremmo per sempre, ma assorbiremmo talmente tanta nidide carbonica da allontanare il, pro il problema dell'iscaldamento globale di 50-70 anni e al momento ciò di cui abbiamo bisogno è proprio questi 50-70 anni. Noi abbiamo bisogno di tempo perché quella cosa che viene chiamata transizione ecologica, e questa è la seconda cosa che dobbiamo fare, che vorremmo fare, dovremmo fare, è una cosa molto lunga, una cosa che impiegherà un secolo. E poi più che transizione dovremmo capire che non è una transizione, è una conversione. E uso veramente il termine religioso, quando ti converti. Vedi qualunque aspetto della tua vita in maniera diversa. La conversione ecologica è la stessa cosa. Non c'è un aspetto della tua vita che non deve cambiare per renderla più sostenibile. Quando, ti, quando hai una conversione ecologica, quando capisci come, funziona, come funzionano queste cose, qualunque aspetto della tua vita cambia. E chiaramente per fare questo su una popolazione molto ampia ci vorrà tanto tempo. E il tempo non ce lo abbiamo. E lo dobbiamo guadagnare, e lo guadagniamo piantando mille miliardi di alberi. E siamo tanti, se ognuno di noi piantasse qualche albero ogni anno ce la potremmo fare. Ecco, questo semplicemente veramente per dare una, una diciamo, delle prime cose pratiche da fare. ma sicuramente il cervello umano è uno svantaggio sul piano evolutivo, come dimostra anche la parabola del, dei paradigmi della conoscenza nella società occidentale, quantomeno. No? Noi siamo di fronte a una parabola negativa, drammatica, dei paradigmi stessi della conoscenza. E... Mh, ho associato il suo discorso uh, a due relazioni del, degli esseri umani con, con, il, con il mondo vegetale e, e con lo svantaggio uh, del cervello umano sul piano evolutivo. Il primo è la Bibbia, cioè mh, mi ha sempre colpito moltissimo che l'albero uh, proibito non fosse l'albero della lussuria o dell'invidia. O dell'avarizia o dell'accidia, dell ma forse l'albero della conoscenza del bene e del male, cioè il principale eh, peccato, cioè la radice del male umano sta nella, nella, su, nella sua capacità conoscitiva e, e quindi, appunto, nel cervello. E, e poi contemporaneamente, invece, ho pensato mentre lei parlava ad una forma di evasione. Del femminile umano da questa predazione cognitiva, che è eh, il mito di Daphne, della ninfa che chiede di essere trasformata, eh, chiede al padre dio fluviale di essere trasformata in un alloro eh, perché un, un dio eh, la sta predando, la vuole stuprare, no? E quindi lei, che diciamo è una. Eh, ninfa del corteggio di Diana, quindi eh, molto profondamente innestata nel movimento, perché Diana è una dea della caccia e della libertà virginale del femminile, della libertà selvaggia e virginale del femminile, e tuttavia rinuncia nella preghiera evidentemente a questo... Eh, Chiedendo di trasformarsi, appunto, di innestarsi eh, nel vegetale, di perdere quella libertà, evidentemente conquistandone un'altra o quantomeno esorcizzando un tratto fondamentale del male umano, che è questo movimento veloce, predatorio e mh, maschilmente insomma antropocentrico. E, quindi, no, grazie perché. No, sono io a ringraziarla perché è vero che lo sguardo femminile per è diverso da quello maschile. Le faccio un esempio. C'è una, una, una cosa che si chiama cecità alle piante. È, una, è proprio un... Viene, viene letteralmente descritta come una disfunzione cognitiva. Che cos'è la cecità alle piante? Proprio l'incapacità di vederle. Ci sono una serie di test psicologici molto raffinati che sono, stati, che, che sono stati somministrati per decine di anni a milioni di persone, che nella loro forma più semplice eh, fanno vedere, ecco immaginate di vedere delle immagini come queste, eh? in cui eh, il 90% dell'immagine dell è una foresta e poi magari c'è appunto un uccello o un altro animale e si chiede che cosa vedi e normalmente si hanno percentuali superiori al 90% di risposte vedo un uccello, vedo una tartaruga, quando c'è un uomo o una donna, le risposte salgono al 98%. Vedo un uomo e una donna. Questa cosa è stata... Come mai non vedi il restante 90%? Perché? Sono una serie di motivazioni. Quello che è interessante è che le donne hanno una percezione superiore delle piante, perlomeno doppia. Cioè, il, gli uomini non vedono le piante intorno al 94% degli uomini, non riescono a vederle, e invece... Soltanto credo eh, intorno all'84-85% delle donne sembra poco, ma è un'enormità. L'altra cosa interessante è che, nella mitologia, di eh, miti di trasformazioni vegetali ce ne sono tante: c'è eh, Daphne, c'è Piramo e Tisbe che è uno dei miei preferiti perché è una, una, una straordinaria storia d'amore che. Si, che, diciamo, che proprio sceglie eh, la trasformazione in piante proprio perché le piante vivono vicine stanno vicine quindi fanno comunità e vivono a lungo è un io eh, penso di nuovo collegandomi a quanto diceva prima Tommaso e eh, a quanto diceva lei che cosa possiamo fare prendere Ave, allargare la nostra prospettiva, allargare la nostra prospettiva, il nostro modo di vedere, allargandolo in maniera tale da comprendere che ci sono delle, addirittura dei mondi diversi dai nostri che funzionano magnificamente proprio perché sono diversi dai nostri, è una delle cose fondamentali che potremmo fare. Moltissime grazie per questa chiacchierata, questo Prego. racconto, questa, questa serie di spunti di riflessione e, e anche un po' per l'apertura finale verso delle potenzialità, delle possibilità di, di fuga da, da questa situazione in cui ci possiamo trovare. E aggiungo qualche pessimismo, nel senso che forse anche è anche ottimista immaginare che con mille, miliardi di piante, possiamo riuscire a fare qualcosa. Perché? Perché seppure noi tendessimo a questo obiettivo e il sistema di vita umano non si modificasse, noi saremmo per certi versi eh, spinti a fare ancora più inquinamento, perché potremmo dire che ah, ci sentiamo rassicurati da questo. Tu citavi prima il G20, quindi c'è questo meccanismo pure da considerare. No? In questa stessa aula, qualche studentessa e studente qui nel corso di geografia ha visto paragonati il discorso di Pepe Muchica a Rio più 20, quando parlava di qualità della vita, allo stesso tempo in Chioto si comprano e si vendono diritti certo. di emissione. Quindi forse uno dei problemi è anche il discorso del mercato, come può funzionare, quali sono le dinamiche sociali, ma questo ci porterebbe molto lontano. Intanto mi sembra di capire che una ragionevole parola chiave per tutti noi e per l'umanità a questo punto è piantiamo la, punto esclamativo. Sì, piantiamo, ma anche piantiamo. La domanda è questa: quando tu ci parlavi di individui, no? dicevi l'essere umano, quindi ha un capo, ma anche la sua struttura, si potrebbe riflettere in termini sociali, vale a dire, vabbè. C'è un capo, però, come si dice, è morto un papa se ne fa un altro, e quindi, da questo punto di vista, se noi pensiamo all'essere umano come organizzazione, c'è una intercambiabilità più simile rispetto a quella che tu, in qualche modo, <coughs> ci raccontavi per le piante. Nel tuo discorso, qui e là, sono emersi degli elementi che ti chiederei se vuoi. Di, eh, per, per i quali ti chiederei se vuoi darci qualche elemento in più cioè la socialità delle piante cioè non solo come individui ma come lo dicevi poco fa anche rispondendo a una domanda eh, fanno struttura, fanno società hanno modi di comunicare di cui si sa molto poco invece eh, questo sarebbe prezioso quindi grazie Gra grazie a te Beh, ehm, la... noi abbiamo l'idea che la vita questa è un'idea realmente umana, che la vita sia una specie di eh, mh, arena in cui combattono dei gladiatori e vince il più forte, il più furbo, il più intelligente, il migliore. E questa è un'idea che di solito è associata a Darwin quando Darwin si è ben guardato da dire una stupidaggine del genere. Questa è un'idea che è stata portata avanti dai suoi eredi degeneri, quelli che hanno poi fondato il darwinismo sociale, che ha portato a delle drammatiche conseguenze come quelle dell'eugenetica del secolo scorso. In realtà Darwin non ha mai detto nulla del genere, Darwin ha detto che sopravvivi il più adatto e il più adatto è un concetto completamente diverso, perché vedete chi è il più adatto non lo possiamo sapere a priori, non si può sapere a prima tu non puoi sapere chi è il più adatto, il che vuol dire che per una specie portare avanti la maggiore diversità possibile è la strategia più importante che garantisce la sua sopravvivenza. Maggiore diversità, biodiversità, anche nell'ambito della stessa specie. E questo è un punto. Il secondo punto è quello della comunità. Il nelle, allora, nelle piante l'idea della competizione esiste, competono, ma direi in una percentuale del tutto irrilevante rispetto a noi. Perché? Perché sono stanziali. Questo di nuovo è, un, è, un, è, un, è una cosa fondamentale. Se tu non puoi muoverti, chi ti sta intorno è fondamentale per te. Allora, noi... Pensate a quello che ci è accaduto durante il lockdown, quello il primo, quello in cui non ci potevamo spostare da casa. No? Tutti quanti noi abbiamo capito l'utilità di chi ci stava, l'importanza di chi ci stava intorno, della comunità. È fondamentale questo punto qui. Ora se tu non puoi muoverti come non fanno le piante, se, se qui c'è una pianta e quest'altra pianta sta radicata qui accanto, beh... Avere l'idea di, di stare in conflitto è un'idea completamente folle da un punto di vista dell'efficienza della sopravvivenza. Quindi cosa hanno fatto le piante? Beh, le piante creano, sono le maestre delle comunità. Quando noi guardiamo una comunità vegetale, c'è cioè un, un bosco, una foresta, dobbiamo immaginare che queste sono tutte le piante che vediamo, sono in realtà connesse le une alle altre, tutte quante. E per loro la comunità è una questione fondamentale. Pensa, c'è una mia collega molto brava, canadese, si chiama Susan Simard, che eh, cinque anni fa, o sei anni fa, ha preso in una, in una foresta di abeti del Canada è andata lì con i suoi studenti, ha preso un, un enorme abete di oltre 20 metri e ha Scavato le radici di modo da impedire all'albero di poter assorbire direttamente acqua e nutrimenti dal terreno, ma mantenendo intatte le connessioni con le piante vicine. Beh, questo albero è lì, perfettamente sano e salvo, senza alcun problema, ancora oggi, cioè è più di sette anni che vive nutrito direi, eh, eh, suo, eh, di tutto ciò di cui ha bisogno, fornito di tutto ciò di cui ha bisogno dalle piante vicine. Ora, perché le piante fanno questo? Non, ovviamente non sono buone, non, le categorie di buono e cattivo non esistono in natura. Le piante fanno questo perché questa è la maniera più efficiente possibile per garantire la sopravvivenza. Pensa che è talmente forte questa capacità, questa spinta alla comunità nelle piante, che un ceppo, un ceppo, cioè un albero tagliato nella, in una foresta, è normalmente vivo, cioè viene mantenuto in vita dalle altre piante. Lo, lo, lo sappiamo, lo si può vedere perché nonostante non abbia la chioma, quindi non, sia da un punto di vista teorico... Un, 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 un impossibilitato a vivere, nonostante questo vediamo l'allargamento degli anelli anno dopo anno. Come fa? Sopravvive a, eh, a spese, diciamo così, delle piante vicine. Le cure parentali. Le cure parentali, eh, noi normalmente associamo le cure parentali alla complessità umana. Anzi, diciamo che le cure parentali sono tanto più lunghe quanto più è evoluto l'organismo. Eh, abbiamo cure parentali che arrivano diciamo a 40 anni. Eh, 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 ci sono. Eh, ma se già andiamo, per esempio, al livello dei, dei rettili, i rettili non hanno cure parentali. I rettili producono eh, uova e poi vanno sulla statistica. Spettano, sperano che qualcuno sopravviva. Ecco, nelle piante, in una foresta, ci sono cure parentali che hanno la stessa durata di quella umana. Pensa, pensa a una foresta. Una foresta è un, è un luogo buio, un seme che cade. Prima che possa arrivare a un'altezza tale da poter fare la fotosintesi, quindi da avere la luce sufficiente ad essere autonomo, possono passare 20 anni. E per tutti questi 20 anni quest'albero è nutrito dalle altre piante. La comunità ha un, ha un valore talmente forte per l'evoluzione che le nostre stesse cellule, le nostre cellule, le cellule di cui noi, i nostri corpi sono costituiti sono in realtà delle comunità, fra tre, no, no, no tre no, noi siamo animali, negli animali fra due batteri diversi che si sono uniti a formare le cellule eucariote, nelle piante tre invece. Microrganismi diversi che si sono uniti, hanno creato una comunità che forma la cellula vegetale. Quindi la, la, la simbiosi, la comunità, la cooperazione è il motore più forte dell'evoluzione. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, e lo ricordavo prima, è che in natura esiste una legge che ha un valore che è realmente inattaccabile, un valore assoluto, un po' come la legge della gravitazione. Se io ho una penna e questa cade, non c'è verso, non c'è un luogo in cui non cade, fino a quando sono sul pianeta. In natura c'è una legge che dice questo, che qualunque gruppo naturale, in qualunque gruppo naturale, le decisioni prese dalla maggioranza del gruppo sono sempre migliori per il gruppo stesso rispetto alle decisioni prese dal migliore del gruppo. Quindi ci dice questa legge che se anche in un gruppo naturale fosse possibile in qualche maniera particolare individuare chi sia il migliore, cosa che ovviamente l'abbiamo detto prima, impossibile perché quello che la natura vuole è che si mantenga la diversità, perché chi sopravvive è il più adatto, non il migliore, il migliore è un concetto umano, un concetto che non esiste. Allora qualora anche tu potessi individuare il migliore in qualche cosa, le decisioni prese da lui sul gruppo sono sempre peggiori come qualità rispetto a quelle prese dalla maggioranza del gruppo che possono essere, possono sembrare mediocri, possono sembrare meno, meno efficienti, ma che invece in verità lo sono sempre per la sopravvivenza del gruppo. Questa è una, è una realtà talmente forte. Ci furono una, una ventina di anni fa una serie di eh, lavori meravigliosi su Nature. Eh, dedicati proprio a questo argomento che hanno ricambiato la storia della, della, della nostra visione dei gruppi naturali. Noi in un certo senso ci comportiamo come un gruppo con regole sue, noi umani, che non sono quelli naturali. Come quando ti si legge, ascoltarti è sempre un'occasione per imparare, ma anche per, per dare ossigeno ai, ai pensieri. Grazie. Un, quindi grazie. Grazie a te. C'è una sintassi del tempo che, in quanto. Creature viventi all'epoca del covid stiamo assimilando ed è quella per cui, anche senza accorgercene, stiamo cominciando a dire, a pensare cosa facevo. Qual è l'ultima cosa che ho fatto prima del covid? Quando sono andata al mare, prima del covid? Quando sono andata a teatro prima del covid? A vedere botanica. Con una con Mancuso appunto ed era uno spettacolo bellissimo di arte, musica, scienza e quindi insomma riascoltarti oggi mi sembra che sia anche una punteggiatura che spero Grazie. porti fortuna perché si, si ricomincia. Che cosa si ricomincia a fare? A, a imparare a essere umani come dice il nostro rettore e attraverso... La, la botanica. Avrei tante domande da farti, tante considerazioni, provo a farne una molto abbozzata e per portare dentro il tuo discorso una, una parola che non ho mai sentito e che quindi ti, ti rivolgo anche in maniera interlocutoria. Contadino e contadina. Perché c'è un grande rimosso, insomma, la storia è fatta di grandi rimossi e uno di questi, stiamo scoprendo appunto sempre attraverso la nostra nuova sensibilità da creatura all'epoca del Covid, uno dei grandi rimossi è la spagnola, evidentemente. Un altro è quello della cultura contadina: se uno pensa a tutti i pochi film, i pochi romanzi contemporanei dedicati ai contadini, si rende conto che. In questo paese negli ultimi 50 anni i contadini sono letteralmente spariti. Si, si pensa all'albero degli zoccoli, si pensa al Novecento, si pensa a qualche altro romanzo, pochissimo. E, ora la cultura contadina mm, ha un, una posizione, una postura, se vogliamo, anche un po' diversa no? rispetto... A quella che ci stai insegnando a, ad avere tu. Il, il contadino o vecchi contadini in famiglia, per esempio, con i quali ci confrontiamo sempre, per me è spesso un'esperienza straniante. Perché ehm, questo spirito di comunità, e ripeto, sto portando qui delle testimonianze proprio a livello interlocutorio. Lo spirito di comunità delle piante spesso fa sì che le piante siano infestanti e quindi le piante vanno eliminate. Comunque sia, eh, per, farla, per farla breve e continuare a ringraziarti, vorrei appunto chiederti, mi rendo conto che non è una questione semplice, ma ti chiedo aiuto appunto per risolverla, come possono dialogare questi mondi, questi queste culture e anche queste posture diverse che si possono avere rispetto alla natura. Grazie. Eh, beh, è una domanda molto complessa, molto difficile anche, a cui, è, a cui è difficile rispondere perché il mondo contadino è da una parte il custode, l'ultimo custode della nostra relazione con, una, con la natura, dall'altra parte è anche eh, L'esemplificazione della nostra distruzione del patto con la natura. Prima quando io dicevo l'agricoltura la, con l'invenzione la, dell'agricoltura inizia il guaio, il problema dell'umanità. Che cos'è l'invenzione dell'agricoltura? L'agricoltura è la prima grande invenzione che ci permette di moltiplicare. Le possibilità per noi di avere del cibo, delle, degli alimenti e quindi di poter crescere. Per il contadino, certamente le, le piante infestanti sono il, il nemico assoluto. Per me, le piante infestanti sono la rappresentazione stessa della straordinaria forza della natura. Una, le mie, una delle mie anzi, la mia pianta preferita in assoluto è una delle piante più odiate. Da, da chiunque l'Ailanto. Ora eh, quando parlo di quando parlo quando parlo di Ailanto di dicono "no professore, no l'Ailanto, no, però no, l'Ailanto non si può pensare di Ora perché l'Ailanto no Io, guardate provate a cercare su internet che cosa si scrive sull'Ailanto. Eh? E troverete una, 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 una cosa che mi ha, mi ha molto colpito: cioè trovate che eh, ci sono dei gruppi ecologisti, verdi, ambientalisti molto forti, che lo odiano come l'incarnazione del male, che utilizzano per l'identificazione, diciamo, la descrizione, il perché, il motivo dell'odio. Um, 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 uh, delle esemplificazioni di questo tipo: è una, questa pianta non è nostra, è una pianta che viene da, che viene da lontano, prende il posto delle nostre piante, mm? puzza, la pianta di Ailanto puzza. La pianta di Ailanto cresce e quando la fai crescere non la fermi più. Tutte ehm, posizioni tipiche del razzismo più forte, tutte esattamente le stesse. Esattamente. Sono sempre le stesse posizioni applicate a una pianta e quello che è particolare è che viene applicata da organizzazioni che invece sono. Per il resto molto, capito, verdi, ambientaliste, progressiste, teoricamente. Provate a leggere, provate a leggere veramente che cosa si scrive sull'ailanto. Ci sono questo tipo di gente, gente che non utilizzerebbe un diserbante neanche se, se la obbligassero con la pistola, che dice mi sono fatto forza, ho comprato non so quale diserbante e gliel'ho iniettato dentro. Lo, lo inietta dentro, dentro la pianta per vedere di farla morire. Quando prima tagliatela, poi quando rispunta bruciatela con i riservanti. E l'ailanto per me è un, una pianta magnifica, a parte che è bellissima, si chiama ailanto magnifico. L'abbiamo importata dalla Cina per la sua bellezza. È una pianta magnifica perché è l'esemplificazione stessa della forza. E veramente da questo punto di vista, dove, dove cresce, dove cresce l'Ailanto? Dove lo vedete crescere? Lungo le ferrovie, nei luoghi abbandonati, fra i muri. Ha ah, una forza straordinaria di crescita. E quindi, però non volevo allontanarmi tanto dalla, 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 dalla tua domanda. Le posizioni, le posizioni sono, molto, sono molto diverse e complementari e molto complesso. Nonostante questo, i contadini sono anche stati i custodi. Fondamentali e principali dell'ambiente naturale, fino a quando essi, fino a quando sono esistiti. Questo è un altro dei grandi drammi della modernità. Pensa che nel 1970 ancora il 30% della popolazione mondiale soltanto il 30% della popolazione mondiale viveva in città. Il 70% ancora in ambiente rurale, nel 70. Oggi in Europa, in Italia siamo al 72%, il 72% delle persone vivono in ambiente urbano. In Germania, Francia, Spagna, America del Nord e del Sud siamo oltre l'80%. Nel 2070, quindi in un secolo, ci sarà stato il ribaltamento completo della popolazione. Cioè nel 2070 il 70% della popolazione vivrà in ambiente urbano e il 30% in ambiente rurale. Questo è proprio una, è una modifica che può essere realmente, secondo me, comparabile soltanto al passaggio da eh, raccoglitori cacciatori ad agricoltori. Il fatto che noi ora siamo diventati una specie nuova, una specie urbana, homo urbanis, qualche cosa del genere. Un, un, una specie che vive soltanto in ambiente urbano che è capace di prosperare soltanto in ambiente urbano e che non ha più alcuna capacità di, eh, né di sopravvivenza né di comprensione degli ambienti naturali. Quindi è una, una domanda molto complessa, perché da una parte persone, sono persone che hanno una comprensione ancora molto forte degli ambienti naturali che manca assolutamente all'uomo urbano, completamente, completamente, e dall'altra sono persone diciamo, che hanno anche un'idea piuttosto... Utilitaristica di come, di come la natura debba essere asservita al servizio dell'uomo per motivi diciamo che abbastanza ovvi. Ultima sì. domanda: grazie davvero per tutti gli stimoli interessantissimi. E fra questi una riflessione mi veniva poi è stata eh, insomma rigenerata dalla conservazione che ha fatto Massimiliano. Quando rappresentavi le differenze di organizzazione strutturale fra eh, organismi vegetali e, umani, e diciamo animali con l'uomo al vertice, mettiamola così. Mi venivano in mente varie analogie invece con le reti digitali che vanno nella direzione certo. dell'organizzazione dell eh, botanica. Certo. No? Mi, mi viene in mente la decentralizzazione, sono, sì. sono a cefale le reti, sono, sono strutturalmente ridondanti. Per tanti motivi. Ecco ora, non voglio mettere sul, sul piano cosa è meglio, e cosa è peggio, perché ci hai appunto <ride> hai, eh, come dire, messo tu bene in guardia da qu quanto sia eh, distorsiva questa impostazione. Però, proprio sul piano volevo sapere se qualcuno ci ha riflettuto sì, che cosa ne pensa. No, ma hai, hai perfettamente ragione. Cioè, il Internet è costruito esattamente come una pianta. Fra l'altro, è, è costruito esattamente come una pianta perché nasce per un'esigenza che era simile, nasce per un'esigenza diciamo, di resistere alla predazione. Il, il, proprio, il nucleo originale di, di, di internet, ARPANET, era una rete militare che nasceva dalla, dalla considerazione, da, da una domanda lecita che si fecero gli americani, ma se i sovietici ci sparano la prima bomba atomica sul, sul nostro Stato Maggiore, che cosa accade della nostra capacità di difesa? Scompare. Allora trovarono un sistema in modo da rendere diciamo, le diverse basi eh, eh, di difesa americane abbastanza indipendenti, per cui se ne poteva, si poteva danneggiare anche una parte molto grossa, ma tutte le altre rimanevano in comunicazione. E questa è proprio l'essenza del vegetale, Internet... Ha la sua fortuna nasce dal fatto che nasce proprio per questo motivo e quindi è costruita in maniera decentralizzata, per questo che è inarrestabile. Ma non è soltanto Internet, molte delle iniziative. Ora, diciamo, noi associamo semplicemente Internet alle minchiate, se, se posso diciamo, usare questo termine, eh, ma, se, ma eh, Internet è una delle la più straordinaria innovazione umana, perlomeno dai tempi dell'invenzione dell della, de, della stampa. Su, eh, su internet accadono e potrebbero diciamo, accadere cose straordinarie, per esempio è, è una maniera per stare insieme, per essere connessi, così come sono connesse le piante di una foresta. Prima noi non avevamo questo, questo, questa possibilità come specie. Ma non è soltanto, pensiamo ad alcune iniziative, Wikipedia, lo dico all'inglese perché parlo di, della versione inglese, hm? Wikipedia ha prodotto in vent'anni l'equivalente di 40.000 volumi dell'enciclopedia dell britannica. E Wikipedia, nonostante quanto se ne pensi, è una, una, stra, la versione inglese sempre, è una straordinaria fonte di informazione basica. Su alcun argomento su qualunque argomento, pensa che Science tre anni fa, proprio per rispondere a questa idea, perché si voleva, ci, ci si chiedeva: ma insomma, che grado di, di, ehm, di attendibilità ha questa Wikipedia, prese 10.000 lemmi casuali, quindi proprio estratti a caso, e andò a controllarne, diciamo, il. Ehm, quello che, era scritto, quello che era scritto su Wikipedia e quello che erano scritti su altre fonti di informazione generalistica come l'enciclopedia britannica, le principali enciclopedie mondiali. E quello che scoprì è che in 9.997 casi su 10.000, quindi in soltanto in tre casi, le informazioni che si trovavano sui libri stampati erano migliori. Ma in 9997 casi su Wikipedia tu avevi informazioni che erano più dettagliate, più eh, aggiornate, più approfondite. Ora, pensa a come è stato possibile fare una cosa del genere. Wikipedia non ha una, nessuna struttura, è, è assolutamente decentralizzata. In 20 anni questi hanno prodotto 40.000 volumi dell'Enciclopedia Britannica. Immagina se avessimo dovuto produrre la stessa quantità di volumi seguendo una, la versione tipica gerarchica di un'organizzazione di un'enciclopedia. C'è il capo enciclopedia, poi hai. Il capo storia, capo geografia, poi il capo storia c'ha il capo storia romano, il capo storia greca, il capo storia romano c'ha sotto di sé la, la Repubblica, l'impero, eccetera, eccetera. Non arrivi da nessuna parte, tanto è vero che la Treccani cosa pubblicava? Un volume ogni quattro anni. Questi hanno pubblicato 40.000 volumi. 40.000, l'equivalente di 40.000 volumi, approfonditi, dettagliati, attendibili. E come funziona l'organizzazione? È tutta decentralizzata, non c'è un'organizzazione. Io posso andare su Wikipedia, letteralmente ho provato a farlo, l'ho provato a fare, posso andare a scrivere, per esempio alla voce onde gravitazionali, di cui io non so una niente, non so nulla di cosa possa essere un'onda gravitazionale, io sono... posso andare lì e scrivere le onde gravitazionali, cosa che ho fatto? Le onde gravitazionali sono il sospiro delle fate. E lo scrivo. Dura meno di un giorno. Dopo tre ore avevo avuto 50 fisici che avevano tirato un frego lì sopra, con scri scrivendo cose poco carine nei miei confronti e dicendo che cos'erano in realtà le onde gravitazionali. Questa è una classica, una classica applicazione di una struttura decentralizzata diffusa. Pensa che ci sono delle multinazionali. quindi la, la decentralizzazione la, um, è un sistema, funziona talmente bene che negli Stati Uniti, ad esempio, c'è una multinazionale che si chiama Morningstar, che è una multinazionale del pomodoro, fa salse di pomodoro, è uno dei, dei più grandi produttori di salse di pomodoro del pianeta. La Morningstar è completamente decentralizzata e diffusa, cioè non ci sono i manager. Tutti hanno un... Eh, stanno sullo stesso piano, hanno salari diversi, ma sono salari che si nascono, diciamo, dalla competenza che, che eh, si eh, auto eh, attribuiscono le persone. È un sistema così complesso che quando uno entra per sei mesi eh, deve studiare che cosa vuol dire essere parte della Morningstar, perché altrimenti quando tu entri in un'organizzazione la prima cosa che chiedi è a chi... Da chi dipendo? Eh? A, chi devo, a, chi devo, a chi devo chiedere? C'è un, 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 un: la Morningstar. Se vi interessano questi argomenti, è uno straordinario esempio. C'è un una serie di bellissimi articoli sulla Harvard Review of Business proprio per far capire come, anche una società quotata in borsa, quindi votata al profitto, non, non immaginatevi una cosa da fricchettoni, ma è una cosa che fa soldi. Può essere organizzata in una maniera completamente diversa. Mm? Staremo a sentirti molto a lungo. Eh, ci sarebbe molto da riflettere, ci potrebbe, per esempio, perché chiedere perché le università abbiano scelto invece il modello esattamente opposto con rigide strutture apicali. Eh, forse qualche riflessione su questo e, sul, e sulle conseguenze, le dovremmo pur fare prima o poi. Ma ehm, se è tardi, non vogliamo abusare ancora della tua pazienza e dobbiamo cominciare a cercare un luogo sì. dove fare la futura fabbrica dell'aria. Eh, spero che questo sia l'inizio di un rapporto. Eh, noi saremmo felici se tu sentissi la stranieri come una tua casa, un luogo in cui discutere, in cui intrecciare i nostri ragionamenti, in cui incontrarci. Alcuni colleghi mi hanno scritto, ma sarà possibile parlarci di altre cose di questo? Io penso di sì, te lo chiederemo. Certo, eh, con è grandissimo dubbi. piacere. Grazie, grazie davvero. Grazie a voi, grazie, grazie Tommaso.